Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi impareremo come pilotare al meglio il Messerschmitt Bf 109 nella variante E7. È stata relativamente poco utilizzata durante la battaglia di Mosca, in quanto durante quel periodo, ovvero l'autunno del 1941, questo iniziò ad essere sostituito dalla variante successiva, ovvero il Messerschmitt Bf 109 F2. Non avendo abbastanza aerei prodotti, la Luftwaffe si vide obbligata ad utilizzare anche le versioni E7, principalmente in ruoli secondari rispetto a quanto faceva con la variante principale. Questo dato soprattutto dal fatto che il motore installato su questa variante non era potente quanto la versione F. Un'altra differenza principale rispetto sempre alla versione F successiva è appunto la presenza di ali con la punta tronca rispetto a quelle con la punta stondata, installate successivamente. La più grande differenza che si può notare pilotando questo aereo è appunto la presenza, sulle ali di due cannoni MGFF con 60 colpi ognuno. Questi due cannoni vennero successivamente eliminati in favore di un cannone principale sparante attraverso il mozzo dell'elica. La presenza dei cannoni alari ci obbliga quindi ad adottare una convergenza nei cannoni da settare a piacimento, dell'utilizzatore. Io, ad esempio, l'ho imposto in genere a 250-300 metri, data che questa è più o meno la distanza in cui ottengo la maggior parte degli abbattimenti. Una convergenza non propriamente settata può disperdere troppo il nostro potere di fuoco e quindi non portarci ad un abbattimento. La capacità di carico di 4 bombe da 50 kg o di una singola bomba da 250 ci permette di effettuare ottimi raid d'attacco, ovviamente sempre scortati possibilmente dalle varianti più recenti. Tutte le varianti di Messerschmitt Bf 109 fanno molto affidamento sulla conservazione dell'energia. Dovremmo quindi, prima di ogni attacco, guardare di essere o molto alti o molto veloci, in modo da avere molta energia potenziale a disposizione per il pilota in caso dovesse fare delle manovre di ingaggio. Quindi un dettaglio a cui fare particolarmente attenzione è l'apertura degli slat alari. Non sono altro che due piccole sporgenze che si estendono dall'ala principale aumentandone la superficie. La presenza degli slat alari ci permette di chiudere le curve con una velocità maggiore rispetto agli aerei che non le presentano, a discapito però di una perdita di energia superiore in caso di apertura. Dovremmo cercare ovviamente di non utilizzare manovre piatte, ma di sfruttare sempre comunque la verticalità dell'ambiente, in modo da non perdere il nostro vantaggio in caso di aerei molto più lenti, come ad esempio gli I-16, che essendo degli aerei molto lenti cercheranno in ogni modo di portarci ad abbassarci la loro velocità. Noi non dovremo cascare in questi tranelli, ma dovremo sempre cercare di mantenere una velocità superiore all'avversario. Un Bf 109 che perde la sua energia è un bersaglio facile per qualunque tipo di aereo. Un altro dettaglio presente in quasi tutte le versioni dei Messerschmitt Bf 109 è la scarsa visibilità data dall'abitacolo dell'aereo. Uno dei primi sblocchi che potrete fare e potrete installare su questa versione sono il vetro anteriore rinforzato e la rimozione della piastra di protezione del pilota, andando quindi a scambiare una maggiore protezione per il pilota con una visibilità molto più ampia nella parte superiore. A parer mio è un ottimo scambio, in quanto vedere un aereo in coda è molto più importante che non ricevere i suoi colpi, quindi io vi consiglio di installarlo appena potete. Un'altra modifica che si può fare è l'installazione di piastre di corazza aggiuntive sulla parte inferiore del motore, cosa che ci permette di preservare la perdita d'olio e di acqua dai radiatori in caso venissimo danneggiati da colpi di Un dettaglio molto aereo. importante, in quanto un motore che presenta una perdita di olio rischia di grippare praticamente immediatamente, spegnendoci di colpo il motore nel momento in cui ne avremo maggiormente bisogno, mentre una perdita d'acqua ci permetterà di volare un po' più a lungo, ma comunque porterà a surriscaldamento e sulla lunga distanza sempre il grippaggio del motore, e quindi ad obbligarci ad un rientro forzato a terra a causa di un atterraggio di fortuna, se non dall'abbandono diretto dell'aereo in caso di danno grave. Caso dovessimo ingaggiare con aerei da caccia, dovremmo fare attenzione soprattutto al fatto che i 120 colpi che abbiamo a disposizione nei due cannoni da 20 mm non risultano sufficienti per più di due o tre abbattimenti, quindi dovremmo contare le nostre munizioni. Avremo sì molti colpi per le due MG
presenti sul muso, ma a livello di danno, non, a meno di colpi ben precisi, non potremo fare molto. Oltretutto il motore tenderà molto a surriscaldarsi in tempi rapidi, quindi facciamo sempre attenzione all'utilizzo del WEP se non in combattimento. Avremo all'incirca un minuto e mezzo prima che il motore inizi a sentire il danno da calore. Dovremmo fare molta attenzione quindi a rimanere sempre veloci, possibilmente più veloci del nostro avversario se possibile, e cercare di non inseguirlo in manovre eccessive, in modo da non disperdere troppo l'energia cinetica accumulata. Riassumendo quindi, se volete utilizzare al meglio questa variante di BF109E7, cercate sempre di rimanere ad alta velocità e di non disperdere troppa energia inseguendo in curva i vostri avversari. Settate al meglio che potete la convergenza delle vostre armi, in modo da mettere a segno quei pochi colpi del cannone che avete a disposizione, e vi garantisco che questo aereo vi darà grandi soddisfazioni. Detto questo, se avete bisogno di altre guide per altri aerei presenti all'interno di L2 Sturmovik, continuate a seguire il canale e ci vediamo in un prossimo video.